Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Il consigliere regionale d'opposizione del Partito Democratico, Antonio Blasioli, denuncia il mancato funzionamento a regime del macchinario dell'ASL di Pescara che processa i tamponi, il famoso macchinario arrivato dagli Stati Uniti. L'assessore regionale Nicoletta Verì risponde che la situazione epidemica non richiede un numero di test così alto, così come la macchina potrebbe in realtà effettuare. Sentiamo comunque tutto nel servizio di Giuseppe Dintino. Dei tamponi annunciati non ve ne è traccia. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, un'interpellanza del consigliere Blasioli pone l'accento sul macchinario in dotazione alla ASL di Pescara, che avrebbe dovuto assicurare l'esecuzione di circa 2.400 test al giorno, numero questo che non è stato ancora raggiunto. È stata creata anche una grande attesa rispetto a questo macchinario dei tamponi che si chiama Workstation, che è stato acquistato da una ditta Open Tron con una delibera dell'ASL, naturalmente la 392 del 2 aprile 2020. 120.000 euro, tanto è stato il costo, diciamo, di questa macchina che è arrivata il 21 di maggio del 2020. Secondo il bollettino della regione, in Abruzzo ogni giorno si eseguono mediamente meno di 1.000 test, domenica addirittura ne sono stati solo 125. La regione ha stipulato anche due convenzioni con la Pescara Calcio e la Casa di Cura Villa Serena, i cui tamponi però non vengono inseriti nel conteggio giornaliero. Come mai, al di là degli annunci e dei soldi spesi, di questi tamponi non ve ne traccia? L'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì risponde che il ritardo è dovuto al mancato arrivo in Italia a causa della pandemia degli ingegneri americani che avrebbero dovuto mettere in funzione il macchinario e che ora il numero dei tamponi analizzati non è aumentato per problemi che riguardano il mercato globale dei reagenti. La mancata crescita del numero dei tamponi effettuati non è assolutamente dovuta a una carenza dell'approvvigionamento dei sistemi analitici necessari e nemmeno alla carenza del personale sanitario interno, il quale ad oggi risulta essere congruo e in grado di sostenere il carico lavorativo. Il numero degli esami è strettamente correlato all'andamento dei contagi sul territorio di riferimento e alla situazione epidemica al momento. Si aggiunge che qualora vi fosse la necessità di dover effettuare eventuali screening preventivi massivi sul territorio, il laboratorio presente all'interno della UOC di microbiologia è in grado di procedere con la massima efficienza e produttività. Insomma, i test non vengono fatti perché la situazione epidemiologica non li richiede. Sarebbe però da domandarsi se qualora venissero fatti i test a tappeto, come auspicato da tutti ad inizio emergenza, non verrebbero alla luce casi di contagio che porterebbero a un quadro sanitario molto più preoccupante di come è attualmente rappresentato. Vi è poi la questione dei laboratori aquilani di Dante Labs che avrebbero dovuto processare entro fine giugno addirittura 40.000 test al giorno. L'iter per l'accordo tra Dante Labs e la regione è attivo da aprile, ma dei risultati non ancora vi è traccia. E questo sebbene gli esperti siano concordi sul fatto che fare il maggior numero possibile di test sia una valida arma per combattere il Covid, soprattutto per rintracciare quella vasta fetta di asintomatici. Ad oggi l'esiguo numero di test a disposizione viene indirizzato prioritariamente ad alcune categorie come quella dei soggetti più a rischio o del personale sanitario. Voltiamo pagina. Il prossimo 1 settembre a Roma, presso la sede del MISE, in programma l'incontro che dovrebbe tenersi in via telematica fra incontro, sindacati e azienda per quanto riguarda la paventata chiusura della Betafence di Tortoreto. I rappresentanti dei lavoratori questa mattina hanno incontrato le maestranze durante lo sciopero indetto nella giornata odierna al fine di concordare la strategia e i prossimi passi della vertenza. Sentiamo il servizio. Stiamo decidendo che cosa faremo il 1° settembre in concomitanza con l'incontro che ci sarà al MISE. Siamo sempre convinti che quell'incontro dovrebbe essere in presenza, anche se purtroppo i segnali che ci arrivano sono diversi. Sciopero di 8 ore, assemblea con i rappresentanti sindacali nazionali. I lavoratori della Betafence di Tortoreto continuano la lotta per cercare di salvare il proprio posto di lavoro dopo la decisione della proprietà dell'azienda che fa capo al fondo di investimento Carlyle di chiudere e delocalizzare la produzione di recinzioni metalliche, delle quali il gruppo
gruppo e leader mondiale. In vista della riunione che si terrà a Roma al MISE il 1 settembre, lavoratori e loro rappresentanti hanno concordato i prossimi passi per impedire lo smantellamento del sito abruzzese, a partire dal far uscire allo scoperto l'azienda rispetto alle vere motivazioni della chiusura. Primo incontro, all'interno del quale cercheremo di capire qual è la posizione del governo. E ovviamente cercheremo di capire, rispetto alla posizione del governo, cosa noi metteremo in campo. Una cosa è certa: se non ci saranno risposte precise da parte del governo, assunzioni di responsabilità all'interno delle quali non si chiuda questa azienda e si vada verso il rilancio, sarà una discussione. Altrimenti, come dire, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per far cambiare idea, sicuramente all'azienda ma anche al governo, perché se passa il messaggio che si può chiudere un'azienda che ha del lavoro, che fa utili in questo paese, possono essercene mille nel resto del mondo, utilizzando la scusa, la totale scusa del Covid, che è palesemente una scusa. Questa è un'operazione finanziaria che di industriale non ha nulla. Per noi è inaccettabile che si voglia scaricare il peso di qualcosa che non si conosce, come al solito, sulle spalle dei lavoratori. Il presidio, grazie al quale noi siamo qua, continuerà, e noi terremo alta l'attenzione dicendo che non cederemo di un millimetro e non lasceremo nessuno per strada, né i 155 operai diretti, operatori diretti, e né tutto il mondo degli appalti che gira intorno alla Betafence. Ora la politica. In vista delle amministrative di Chieti, il candidato sindaco del Partito Democratico Diego Ferrara, supportato anche dall'europarlamentare del PD Pina Picerno, ha dichiarato che intende nominare un assessore al fine di intercettare i fondi che arrivano dall'Unione Europea. Sentiamo. Anche Diego Ferrara guarda l'Europa. Il candidato sindaco di Chieti del centrosinistra ha annunciato che, qualora tra un mese diventasse primo cittadino, istituirà un assessorato che si dedichi esclusivamente all'intercettazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. La prima cosa che farò è proprio questa. Farò un assessorato proprio ad hoc per la intercettazione dei fondi europei, quindi un assessorato per le politiche europee, in quanto la nostra città avrà bisogno di soldi per rinascere e per ricostruirsi. Al di là delle posizioni ideologiche, i fondi dell'Europa sembrano essere diventati fondamentali per l'economia delle realtà locali, tant'è che anche il candidato del centrodestra, Fabrizio Di Stefano, aveva annunciato all'inizio della campagna elettorale che avrebbe portato a Chieti i finanziamenti dell'Unione, addirittura prima delle amministrative, seppur finora non si sia visto un euro. E a sostegno di Ferrara ora arriva anche la cavalleria da Bruxelles. Chieti non partecipa mai ai bandi europei, è quanto dichiarato dall'europarlamentare Picerno. Chieti, per esempio, non partecipa mai ai bandi europei, che sono soldi messi a disposizione delle comunità. Allora, in questo penso che tutto debba cambiare rispetto appunto al passato, perché ci sono tante opportunità che possono essere colte da questo territorio e che troppo spesso, un po' per mancanza di competenze, un po' per mancanza anche di interesse, no? Perché per conoscere che c'è un bando devi magari aprire il sito, devi informarti, devi documentarti, ed è un peccato che tutto questo rimanga, appunto, rimangano risorse inutilizzate, che poi troppo spesso l'Italia è costretta a rimandare indietro proprio per mancanza di utilizzo e di interesse da parte delle realtà locali. Ecco, io spero che in futuro tutto questo possa cambiare, che ci sia finalmente un dialogo positivo tra le istituzioni europee e quelle locali per provare a migliorare la vita di questa comunità. Cambiamo schieramento. Il candidato civico di area di centrodestra, Bruno Di Iorio, questa mattina nella sua sede elettorale di Corso Marucino ha presentato le liste che lo sostengono ed il loro capolista. Di Iorio punta al ballottaggio, che dice può essere raggiunto se i cittadini daranno fiducia al suo progetto. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Di Iorio, l'occasione di oggi è stata propizia per presentare le liste, i candidati, programmi ed obiettivi. Lei ha tenuto a precisare, a ribadire il fatto che siete molto radicati sul territorio. Bisogna ripartire da persone che vogliono bene a Chieti.
Sì, oggi era fondamentale ufficializzare questa coalizione e presentare i miei collaboratori, perché dal di fuori vedere personaggi di ex estrema destra con personaggi della sinistra sembra un minestrone, un couscous che non può piacere obiettivamente a chi ci vede dall'esterno. Però noi dobbiamo essere, ci dovete credere. Io sono un personaggio della società civile che fa da 30 anni il medico in generale qui a Chieti. Mi sono speso perché questi signori si sono svestiti del loro simbolo, hanno rischiato in proprio la loro carriera politica, perché questi sono politici, hanno accettato di fare un passeggero per la città e era giusto che li presentassimo oggi in maniera ufficiale. Per quanto riguarda i programmi, il programma fondamentale è quello di dare una discontinuità col passato. L'orizzonte che si prefigura è un orizzonte di una persona nuova, peraltro non di Chieti, che ha totalmente l'appoggio degli uscenti. Se noi andiamo nel comune che attualmente è ancora in auge, vediamo gli stessi, togliamo la mascherina e riconosciamo gli stessi personaggi, magari che per la campagna elettorale odierna si sono messi un'altra casacca. Quindi questo è l'obiettivo primario, se no che contestiamo, se il vecchio non ci piace, quelli sono da contestare. Noi ci proponiamo come alternativa, perché con me devono fare un passo indietro tutti e pensare a progetti concreti, immediati e in prospettiva futura per il bene di questa città che oggettivamente è diventata quasi la Cenerentola del nostro Abruzzo. Obiettivo ballottaggio? Guardi, questo è molto difficile perché è la mia prima esperienza, per cui non so, io sono uno sportivo, prima di fare una partita di tennis non so come andrà, ci può stare il vento, il sole, la pallina sulla linea, io sono sportivo, ho sempre vissuto così, noi ci dobbiamo preparare. Noi abbiamo fatto di tutto per dare credibilità a questo progetto, ai nostri concittadini, quindi i concittadini disinteressati credo si avvicineranno e allora il ballottaggio può essere raggiungibile. Infortunio sul lavoro questa mattina alla Sevel di Atessa, dove un autotrasportatore esterno è stato investito da un altro tir in retromarcia mentre era a piedi e poi schiacciato contro una piattaforma di scarico. L'incidente è avvenuto attorno alle 9.30 nell'area carico e scarico merci. A seguito dell'investimento il ferito AS, le sue iniziali, 54 anni, di Campobasso, dipendente di una ditta di trasporti e logistica di Torre Maggiore in provincia di Foggia, ha riportato un pesante trauma toracico addominale ed è stato egli trasportato dal 118 all'ospedale di Chieti. Non è in pericolo di vita. Le modalità di infortunio sono state ricostruite dai carabinieri di Atessa. L'autocarro investitore era condotto da un 36enne dipendente di una ditta di autotrasporti con sede a Torino di Sangro, che doveva scaricare dei pezzi meccanici tra cui motori, marmitte e telai per la produzione del furgone Ducato. Un dipendente Sevel che si è accorto del pericolo ha subito utilizzato il clacson del suo veicolo per avvertire il conducente del tir, ma l'impatto non è stato completamente evitato. Tra i primi a reagire all'ennesimo incidente in Sevel ci sono stati rappresentanti dei sindacati, in particolare Amedeo Nanni della FIM CISL della Sevel, che ha dichiarato: bisogna lavorare affinché questi incidenti non accadano. Come FIM più volte dice ancora, abbiamo sollevato il problema in quell'area di interferenza tra camionisti e dipendenti Sevel, ribadendo la necessità di un progetto che permetta la massima sicurezza con l'utilizzo delle dovute indicazioni. È indispensabile, conclude il sindacalista, il connubio costanza e serietà quotidiana affinché non accadano incidenti. E ancora altra notizia di cronaca: la Guardia di Finanza di Pescara ha accertato che un'impresa di distribuzione di volantini ha effettuato una frode fiscale da 800.000 euro, avvalendosi per anni di 32 lavoratori in nero retribuiti con un compenso di 3,15 euro l'ora, nonché di 58 lavoratori irregolari per i quali è stata appurata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo in luogo di quello occasionale certificato nella contabilità aziendale. L'inchiesta, nell'ambito della quale sono state denunciate 3 persone, risale allo scorso luglio. Per coprire le somme corrisposte in nero ai lavoratori, circa 800.000 euro, come detto, l'impresa aveva fatto ricorso ad una ingegnosa quanto fraudolenta architettura consistente nel simulare la concessione in appalto dei servizi di distribuzione a 2 imprese compiacenti, ma che erano solo entità di comodo, le quali fatturavano i corrispettivi inesistenti ma omettevano di dichiarare i compensi al fisco e di versare dunque le dovute imposte.
Proseguiamo il nostro telegiornale. Riaperta questa mattina la strada provinciale 20 Pianella, cartiera che collega la Val Pescara all'area Vestina. L'importante arteria stradale della provincia pescarese era stata chiusa nel 2017 a causa di alcune frane provocate dalle abbondanti nevicate. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Ufficialmente riaperta la strada provinciale numero 20 che collega la Val Pescara all'area Vestina attraverso i comuni di Pianella e Loreto Aprutino, una strada importantissima per la tanta economia che gira tra le due zone della provincia di Pescara appunto, strada che subì dei danni gravissimi nelle nevicate del 2017 che dopo 3 anni torna ad essere usufruibile dai suoi pendolari. Sì, una grande soddisfazione per tutti. Un grande rammarico perché sono passati 3 anni, 3 anni di disagi alla popolazione, all'utenza della strada e in 2 mesi di lavoro abbiamo dato dimostrazione di concretezza, di saper lavorare, di saper organizzare e soprattutto di raggiungere gli obiettivi prefissi. Dal 2019 ad oggi sono stati realizzati circa 14 milioni di asfalti sulle strade provinciali, circa 60 procedimenti di impegni lavorativi, quindi gare, progetti che sono tuttora in essere e che bisogna ancora concretizzare. E questa opera è un'altra opera dove abbiamo risposto, come dicevo prima, con concretezza. La prima risposta l'abbiamo dato sul ponte del fiume Nora sotto a Vallemare, in 2 mesi abbiamo riaperto la strada che era anche lì un problema problema economico di zona. Poi successivamente abbiamo riaperto la rotonda sotto la 81 sotto a Vallemare ed oggi questa strada. Nell'arco di 8 mesi abbiamo concretizzato ciò che non si è stati capaci in 3 anni di concretizzare. Sì, abbiamo cercato di supplire in questi anni con le nostre arterie comunali che però erano assolutamente insufficienti, tant'è vero che abbiamo dovuto limitare ovviamente il traffico soltanto alle categorie dei residenti e delle persone che avevano necessità lavorative. La sofferenza c'è stata, i risvolti economici purtroppo ci sono stati anche quelli, adesso dobbiamo guardare avanti e cercare di sfruttare questa opportunità di continuare a percorrere, appunto, di riprendere a percorrere in sicurezza questa fondamentale arteria per riallacciare tutti quei collegamenti che costituiscono poi il volano delle nostre economie. Adesso torniamo al ritiro precampionato del Napoli, dunque torniamo a Castel di Sangro. Nell'esprimere soddisfazione per il ritiro nella nostra regione, l'assessore Febbo ha fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda la stagione turistica, quella estiva che sta per terminare, mentre il presidente di Abruzzo Sviluppo si augura che altre squadre possano decidere di effettuare il proprio ritiro in Abruzzo. Vediamo. L'obiettivo centrato al 100% dai numeri che mi stanno arrivando, dai numeri che mi arrivano dal sistema ricettivo, dal sistema della ristorazione e da tutto ciò che mi arriva e che ci arriva, credo che abbiamo non solo centrato l'obiettivo ma siamo andati ben oltre. A dir poco soddisfatto l'assessore al turismo Mauro Febbo per aver portato il Napoli Calcio in ritiro a Castel di Sangro, un evento questo che dovrebbe ripagare l'investimento fatto con il grande flusso previsto di tifosi partenopei. L'emergenza Covid è stata un duro colpo al turismo regionale, ma quest'anno vi è stato il boom di visitatori nei comuni delle aree interne. Purtroppo la stagione turistica è andata male, perché chiaramente ciò che è stato perso a aprile, a maggio e a giugno non è possibile recuperarlo, ma rispetto alle proiezioni che c'erano, rispetto ai dati di altre regioni, l'Abruzzo veramente sta chiudendo con un segno più molto forte e molto importante. Mi preme sottolineare che le località balneari stanno chiudendo al 100%, le località di montagna, dei borghi stanno al 300% di presenza rispetto agli anni passati. Si stanno scoprendo, gli abruzzesi anche stanno scoprendo degli impianti, delle location che magari non conoscevano. Soddisfatto anche il neopresidente di Abruzzo Sviluppo, Stefano Cianciotta, il numero uno della società che promuove la cultura d'impresa e programmi di crescita territoriale, auspica una concorrenza tra comuni per portare altre importanti squadre sportive in Abruzzo.
Tra le iniziative in statuto di Abruzzo Sviluppo c'è proprio la promozione del marketing territoriale, che è uno dei temi probabilmente poco approfonditi negli ultimi anni, che invece la Regione Abruzzo ha inteso sottolineare con questa iniziativa, che a mio giudizio è forse l'iniziativa di marketing territoriale più importante degli ultimi anni in Abruzzo. Intorno al calcio, come ci avevano insegnato persone molto illuminate, penso a Luciano Russi, che 25 anni fa inventò proprio in Abruzzo il primo master in specializzazione management sportiva, girano ormai dei business e dei servizi incredibili, e questa giornata e tutto quello che ne deriva, perché oltre alle 2 settimane di ritiro ci sarà 1 anno di attività che vedrà l'Abruzzo protagonista a Napoli attraverso i social network della squadra campana e tutti i media campani, quindi 1 anno di attività che in qualche modo poi diventeranno non solo promozione ma si trasformeranno in occasioni per venire a scoprire la nostra regione. Il mio augurio è che presto si determina una concorrenza positiva tra le città delle aree interne, perché l'anno prossimo sarebbe molto interessante se l'Abruzzo ospitasse non solo il Napoli ma almeno un'altra squadra di Serie A, cioè creare una concorrenza positiva tra le aree interne che in qualche modo elevano e promuovono il brand dell'Abruzzo. E a proposito di sport, restiamo in ambito calcistico ma passiamo al Pescara. Domani dovrebbe arrivare il nuovo allenatore del Delfino, poche ore e dunque si saprà chi guiderà i biancazzurri nella prossima stagione. Intanto Stefano Pessina ha smentito ogni interesse per quanto riguarda un ingresso nella società biancazzurra. Vediamo il servizio. Quella di domani dovrebbe essere la giornata giusta per conoscere il nome del nuovo allenatore del Pescara. Fra Oddo, Di Biagio, Pecchi e Sottili, i dirigenti biancazzurri sceglieranno colui che guiderà la squadra nel prossimo campionato. Massimo Oddo resta il favorito, ma tutte le soluzioni sono possibili. Il presidente Daniele Sebastiani e 2 direttori, Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti, dopo gli errori commessi nella passata stagione, non vogliono e non possono permettersi passi falsi. Meglio allora prendersi qualche ora in più prima della fumata bianca. Sul fronte societario, questa mattina attraverso una nota stampa, Stefano Pessina ha smentito categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche circa un suo presunto interessamento per l'acquisizione di quote di proprietà del Pescara Calcio. Pessina, si spiega nella nota, non ha mai considerato un simile investimento né intende valutarlo in futuro. Sul mercato la società biancazzurra inizierà ad operare ufficialmente il 1° settembre e comunque dopo la firma del nuovo tecnico. Ci sarà in primis da sfoltire un organico che conta oltre 30 giocatori. Intanto il Pescara ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali e tramite il suo responsabile sanitario, il dottor Vincenzo Salini, che Ledian Memusha è stato sottoposto ad un intervento programmato al ginocchio con infiltrazioni di cellule staminali. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Il giocatore nei prossimi giorni sarà dimesso e si prevede il recupero nell'ambito di 10 giorni. Memushai, 34 anni, centrocampista della nazionale albanese, è stato uno degli artefici della salvezza del Pescara in Serie B dopo i play-out con il Perugia. Adesso andiamo in Serie D, esperienza in mediana per il Pineto grazie all'innesto in rosa di Lorenzo Paoli. L'ex capitano della Vispesaro assicura che in biancazzurro c'è ambizione e voglia di proporre calcio ad alti livelli. Lo ascoltiamo. Ringrazio di essere qua e mi sto trovando molto bene, ho trovato un gruppo che si conosceva già da anni, quindi l'inserimento è stato molto facile, infatti ringrazio anche i compagni di questo, è un ambiente positivo dove si può lavorare bene e fare le cose nella maniera giusta. Io avevo giocato qua già 2 volte, di cui una avevamo fatto 0-0, una volta avevamo perso, e dai, una piazza tranquilla dove si può lavorare bene, che ha sempre fatto campionati comunque sia di vertice da quando è in Serie D, quindi al di là dell'ambiente tranquillo comunque c'è anche ambizione, voglia di lavorare bene, di proporre penso calcio a ottimi livelli, ma non credo dai stia a me dire a cosa dobbiamo puntare o a quello che dobbiamo ambire, però è chiaro che si sta costruendo una squadra importante, quindi c'è la voglia di fare bene e poi di partita in partita ci porremo i nostri obiettivi, però penso che questo Pineto sia destinato a fare un campionato di alta classifica. No,
Ora mi trovo in spogliatoio molto bene, in particolare guarda il massaggiatore, anche Luca Orlando, che dai, cerco di imparare un po' qualche parola abruzzese, mi diverto molto, peggio dai con nessuno, al di là che piano piano ci impariamo a conoscere, a fare ottime cose anche in campo oltre che fuori, però il gruppo è ottimo, è sano e c'è il giusto spirito. Termina qui la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia vi auguro una buona giornata.